Viaggio in Calabria. Mappe, storie, percorsi. La nuova app realizzata da Rubettino per conoscere la Calabria. Con Viaggio in Calabria, la casa editrice Rubettino sperimenta una forma innovativa di accesso e fruizione dei contenuti editoriali e, al contempo, di scoperta e conoscenza del territorio. Ascoltiamo Vittorio Cappelli, docente Unical e direttore della collana Rubettino Viaggio in Calabria, in occasione della presentazione del 26° volume. Dopo l'ottimo libro di Francesco Bevilacqua sulle tracce di Norman Douglas, il bel libro di Giuliano Santoro, Su due piedi, camminando per un mese attraverso la Calabria. Buonasera a tutti. Tocca a me a aprire questo incontro e lo faccio a mo' di prologo veramente soltanto, cioè come è stato già detto, io sono il curatore di questa collana che abbiamo ideato 5 anni fa con Florindo Rubettino. Una collana che si chiama Viaggio in Calabria di questa collana sono già usciti 26 volumi, 26 volumetti, e già questo mi sembra di per sé un bel record, diciamo, no? A queste latitudini, riuscire a costruire un progetto editoriale così lungo e così fitto è già qualcosa di importante, di significativo, e il merito di questo ovviamente va soprattutto all'editore, alla sua determinazione e alla sua intelligenza. Io però voglio proporvi qualche annotazione personale. Il tema di questa collana, dentro la quale sta a suo agio perfettamente il libro di Giuliano Santoro. Il tema di questa collana è il viaggio, in particolare il viaggio in Calabria. Ora, però, io sono arrivato a formulare l'idea di questa collana dopo un lungo periodo nel quale mi ero convinto della impossibilità ormai di viaggiare. Cioè io 20-30 anni fa ero arrivato a questa determinazione, a questa convinzione, cioè che nel mondo contemporaneo non fosse più possibile l'esperienza del viaggio. E questo mi era venuto in mente a partire anche da alcune esperienze personali. Era, se non ricordo male, il 93. Trascorso quell'anno, circa un mese e mezzo in Venezuela. Una cosa molto bella, simpatica, interessante, vivace, eccetera. A un certo punto mi venne l'idea di andare a vedere le regioni profonde del Venezuela, l'Amazzonia venezuelana. Ovviamente ero molto emozionato. Ero molto preso da questa idea, da questa esperienza che andavo a fare, e ricordo nitidamente un momento in cui, arrivato nel luogo dal quale si partiva per andare poi nella foresta, eccetera, io ero molto preso dai preparativi, ero chino a guardare i quattro stracci che avevamo da portare, poi in barca, poi per andare nella foresta. A un certo punto sento un urlo: i cappelli! Mi alzo e vedo una ragazza che era una mia alumna dell'Istituto d'Arte di Firenze, che era appena tornata dallo stesso viaggio che io con grande preoccupazione e emozione mi accingevo a fare. Questa si avvicina a me, mi saluta, va a pacche sulle spalle e dice: sì, è molto bello, ciao, io me ne torno a casa. Poi il colpo di grazia arriva la prima notte di questo piccolo viaggio nella foresta. Dormiamo nelle hamache, alla mattina, poi all'alba,
mi sveglio ma lontano dalle amacche per andare a fare i miei bisogni da qualche parte in una radura lì vicino, e vedo qualcosa che luccica a terra, ed erano gli involucri di pasti di plastica dei fazzolettini della Coop. A quel punto ho detto che era meglio tornare indietro, insomma, non valeva più la pena. Cioè, stavo facendo, percorrendo un itinerario turistico. E questa esperienza è stata così forte che a lungo ho pensato che davvero non ci fosse alcuno spazio, alcuna possibilità di fare una vera, autentica esperienza di viaggio. Pensavo che il modo migliore di viaggiare nel nostro tempo fosse quello di star seduti in poltrona, in un salotto, in un angolo di uno studio da qualche parte, comodamente, leggendo un libro, insomma. Poi però, insomma, ho imparato anche a cambiare idea, e pian pianino ho ragionato e riflettuto su questa cosa, e ho cominciato a riformulare qualche idea circa la possibilità invece di esperire ancora oggi questo, il viaggiare. E questa cosa mi era già abbastanza chiara quando 5 anni fa abbiamo dato inizio con Florindo Rubettino a questa collana. Il primo volume di questa collana presenta 2 diari di viaggio, 2 cicloturisti che attraversano la Calabria, il primo alla fine dell'Ottocento e il secondo qualche mese prima di dare inizio appunto alla pubblicazione. 2 persone che a più di un secolo di distanza rifanno lo stesso percorso. Il primo era il fondatore del Touring Club, un pioniere del turismo italiano, Luigi Vittorio Bertarelli. Il secondo era un urbanista napoletano che aveva letto il diario di Bertarelli in una precedente edizione, se n'era innamorato e aveva architettato di ripetere questo viaggio per andare a vedere se era ancora possibile vedere le cose che Bertarelli 100 anni prima in bicicletta aveva osservato. E la giusta posizione di queste 2 esperienze lasciava intendere, a mio avviso, che sia pure in termini di comparazione con esperienze, non dico arcaiche, ma lontane nel tempo, era ed è possibile ancora attraversare i luoghi in maniera ancora creativa, originale, attraverso un po' tutta la collana. L'ultimo libro, quello che precede, il penultimo libro, che precede il libro di cui parliamo stasera, è ancora una volta un tentativo di ripercorrere un viaggio fatto a piedi questa volta attraverso la Calabria, quello più famoso, più noto nell'ambito della letteratura di viaggio che riguarda la Calabria, il viaggio fatto a piedi o a dorso di mulo da Norman Douglas. Beh, un viaggiatore, un conoscitore minuzioso, direi ineguagliabile da un punto di vista dell'accumulo di esperienza, di conoscenza, di luoghi visti, attraversati, Francesco Bevilacqua, si è messo in testa di andare a ricostruire, a seguire il viaggio dei viaggi, diciamo, no? Quello che la Calabria ha visto forse e ha letto con maggiore capacità di penetrazione agli inizi del Novecento. Dunque passato e presente si incrociano in questa collana
nei 25 libri che abbiamo inanellato dal 2007 a oggi. Tuttavia nell'ultimo, in questo libro, nel libro di Giuliano, c'è sicuramente qualcosa di più, nel senso che non c'è soltanto la relazione tra il passato e il presente. In questo libro non si tratta più soltanto di fare i conti con il passato, ma si tratta di esperire, di camminare, di guardare, di raccontare, di interpretare, ponendosi in relazione più che con il passato, a mio avviso, con il futuro. E da questo punto di vista, non so fino a che punto è giusto quello che ha scritto Pari delle Porace qualche giorno fa, dicendo che si tratta di un viaggio postmoderno. Un viaggio postmoderno è un viaggio senza futuro. E invece qua il futuro c'è, no? C'è come problema, come questione. Ma ci sono molte altre cose, ci sono anche dimensioni in qualche maniera filosofiche, come l'ecceità di cui parla Wu Ming Due nell'introduzione. C'è l'esperienza biografica, c'è la storia, il vissuto di Giuliano, che viene enunciato, detto distesamente, diciamo, no? L'esperienza della scrittura durante la malattia di suo padre. E questo è solo uno dei tanti livelli. Io credo che il pregio fondamentale di questo lavoro, di questo libro di Giuliano, sia la molteplicità dei piani di scrittura e dei piani di lettura del mondo che ha attraversato, o meglio che ha riattraversato, e di cui aveva chiara memoria avendola esperita da quando è nato. Io mi fermerei qui, passerei la parola agli altri due amici che sono qui con noi.